dal rafting al tiro con l'arco passando per le arti marziali e il basket. Saranno più di 15 le associazioni sportive del territorio che inaugureranno il nuovo volto riqualificato del parco fluviale nella parte adiacente alla Terrazza Petroni. Sabato 1 ottobre dalle 10 alle 18 appassionati e curiosi studenti e adulti potranno così cimentarsi e conoscere le varie discipline nel nuovo spazio appena riqualificato, partecipando a laboratori creativi sulla biodiversità a cura del WWF. Questo perché il modello di rigenerazione del verde portato a Lucca da Agos, terza città scelta dalla società leader nel credito al consumo, prevede lo sviluppo dell'area del parco fluviale su quattro dimensioni: sport, green, art e smart, che infatti vedrà il supporto di un'apposita app per accompagnare l'attività sportiva. I nostri interventi hanno riguardato in particolare per lo sport eh, la pista di, eh, di skate che abbiamo completamente rinnovato, eh, per il green la piantumazione di nuovi, nuovi alberi sempre accanto alla, alla pista di skate, per la parte art eh, e prevediamo un intervento in un secondo momento che ehm, riguarderà la torretta, la torretta Enel che vedrà, ospiterà un'opera un di Land Art dell'artista Gianni Lucchesi. Quindi eh, i ragazzi potranno usufruire di questa pista, nuova pista rinnovata di skate, da skateboard. Eh, abbiamo anche sostituito e modificato gli arredi urbani nelle aree circostanti la, la pista con l'inserimento di nuovi tavoli da picnic in legno e con l'inserimento di sedute proprio per consentire eh, l'aggregazione e i momenti di convivialità tra i ragazzi.